Oggi prepariamo la crostata, che è un must della mia cucina. Per prima cosa accendo il forno, forno ventilato a 160 gradi. Poi mi preparo tutto quello che serve, le posate, la marmellata, il mattarello. Ho già preparato la teglia imburrata e preparata la carta da forno per ricoprire il fondo della teglia. E siamo pronti. Il burro l'ho preparato già morbido e adesso vi darò. Per questa crostata ci vuole una teglia da 30 cm di diametro. Di farina, 170 grammi di zucchero circa, un cucchiaino scarso di lievito per dolci vanillinato. Versiamo la farina e lo zucchero sul tagliere, mescolo in maniera che farina, zucchero e lievito siano ben amalgamati, faccio la fontana vuol dire fare un buco nel mucchietto di farina. Ci metto il burro, aggiungo 5 torri d'uovo, togliendo ovviamente gli albumi. Ecco. Gli ingredienti sono pronti. Comincio ad impastare velocemente. La pasta frolla, più si mescola velocemente meglio riesce. Col coltello raccolgo la farina rimanente, la metto sul panetto e impasto con le mani. Continuo a raccogliere fino a finire tutta la farina e continuo ad amalgamare il tutto. Allora, il panetto è pronto. Adesso ne taglio un po', che mi servirà per il bordo della crostata, anche un po' troppo, e taglio una fetta che mi servirà per fare il reticolato della crostata stessa. Il rimanente, filo di farina, comincia a scaldare con mattarello. Io questo che ruota, però va bene anche un altro tipo di mattarello. Quando è in gran parte stesa, l'appoggio sulla carta da forno. Continuo a stenderla sulla carta da forno, fino a raggiungere la grandezza
della carta da forno, lo sposo della teglia. Cercando di far sì che sia stesa in maniera omogenea. La sistemo un po' con le mani e sollevo la carta da forno e metto il fondo della crostata nella teglia. Dopodiché, e questa è un'operazione importante, la punzecchio, se no, mentre si cuoce fa le bolle e non viene bene. Si vede che è punzecchiata? Direi di sì. Comincia a stendere la marmellata. Non arrivando fino ai bordi completamente, lasciando un centimetrino, mezzo centimetro dal bordo. In casa mia piace la marmellata di apricotti. Vi assicuro però che anche con quella di sorrino di ciliegia viene benissimo. Un vasetto da 330 grammi. Benissimo. Cominciamo a fare il reticolato. Prendiamo un pezzetto di pasta frolla, facciamo un cilindro lunghino, il più possibile omogeneo, e lo andiamo a posizionare al centro. Lo vado a posizionare lateralmente, cercando di essere il più precisa possibile. L'importante è che il tagliere sia pulito e eventualmente leggerissimamente infarinato, ma leggerissimamente, eh? Ecco qua, l'altro. Quest'altra parte. La fetta che avevo tenuto da parte per fare il reticolato l'ho poi divisa a metà per avere più o meno la stessa quantità di pasta frolla, perché il reticolato sia uguale nei due sensi. Adesso vedrete. Allora, questi sono 5 cilindri. Ecco, questo lo piazzo a metà in questo senso e faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima in diagonale. Bordo. Vediamo un pochino di farina, pochissima. E qui viene un cilindro più rosso da mettere tutto attorno. E qui devo stare un po' attento perché delle volte non ci si prende le misure, ma bene però. Questo faremo adesso dovrebbe, secondo le ricette classiche, spalmare il reticolato e il bordo con il rosso d'uovo, ma a me non piace perché dopo mi sa che sappia d'uovo. Per cui io riprendo gli albumi
che avevo messo da parte, e con le mani bagno il bordo e il reticolato. Mi è rimasto un pezzettino di colla, ma lo voglio buttare via. Allora faccio delle sferette che metto al centro degli incroci, che così vedo qua, insomma. Sempre variate con l'albume. Ecco fatto, pronte per essere infornata. L'ho infornata, io non punto l'orologio perché vado a occhio. Adesso controllo il tempo e poi vi dirò quanto c'è stata. A me piace abbastanza cotta la mia nuora, per la verità. Dipende da voi avere un po' più o un po' meno di dorature. Una volta sfornata, la sfoglierizziamo in zucchero a velo per un fatto estetico. A livello di gusto non dice niente. Però si presenta bene così. Se vi è stato utile e vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, così ne facciamo degli altri e stiamo insieme. Buona giornata!